Signore e signori, bentornati sul mio canale, qui il vostro Tono Kick che vi parla. Oggi siamo tornati con Kebab Chef's Restaurant Simulator, pronti per... No, spegnere le luci, direi di no. Per proseguire la nostra avventura un po' turbolenta nell'ultimo periodo, perché abbiamo invitato il buon chef Antoine Griezmann, o DJ Antoine, che però ci ha un po' presi in giro perché ci aveva chiesto dei churros, cioè, o meglio, nella sua nuvoletta sono comparsi i churros, ma alla fine non voleva quello. Comunque, allora, noi abbiamo come obiettivo, ovviamente, paghiamo le cose che ci sono da pagare subito, così. Come obiettivo abbiamo quello di arrivare a 40 torte di lamponi, a 30 churros e a 20 di zucchero. Quindi, per velocizzare la cosa, signori, andiamo a fare assolutamente subito, cioè andiamo a fare questo menu per oggi. Previste 31-39 persone. E basta, mettiamo solo queste cose qua perché così almeno cerchiamo di fare il più in fretta possibile quello che ci viene chiesto per rinvitare il francese maledetto e quindi per si spera finire questa maledetta missione di appunto il chef Antoine. Allora, credo anche di aver capito che cosa vuole veramente il buon chef Antoine, perché se facciamo caso nel menu, l'unico piatto con effettivamente, cioè il piatto quadrato e qualcosa di rotondo, è quello dei peperoni grill. I peperoni grill, poi in realtà sono andato, cioè già questo mi era parso forse la cosa più logica da fare nello scorso episodio. Poi ho visto la nuvoletta, mi sono fatto trascinare dalla semplicità del fatto che volesse dei churros, ma non era così. E però poi sono andato anche ad informarmi nella community dei giocatori accaniti di questo videogioco e effettivamente è giusto fare il piatto di peperoni, tra l'altro con peperoni grill, tra l'altro con una piccola variante che poi andremo a vedere se riusciremo a far entrare ad invitare il buon Anton per già la giornata successiva, altrimenti dovremo fare 2 giornate così che sono un po'. Perché sto andando qua? No, perché volevo in realtà aprire. A mettere giù anche questa, quindi facciamo così, ok. Ok. Perciò, signori, quello che ce la posso fare a chiudere, ok. Quello che volevo appunto provare e dovrebbe funzionare con il buon Antoine è quello di fare, e magari li prepariamo già, perché mettiamo la ricetta dei peperoni grill. Me la pinghi? Grazie. Allora, vuole i peperoni da affettare. Effettiamo il peperone. Guarda lì com'è bello grosso questo peperone. Ok. E su due fette. Questo mettilo qua. Ok. Mettile giù che non servono. Su queste due belle fette di peperoni andiamo a mettere il sale, il pepe nero. Quindi sale. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E il pepe nero. Poi cuocere ogni lato e va bene. Patata, cipolla. Però la patata. Mettere patata di cipolla e servire così. In realtà io andrei a metterci. Perché quando andiamo a tagliare. Allora, quando tagliamo i peperoni, cioè proprio peperoncini, diventano rotondi. Perché lui chiede cose rotonde, completamente rotonde. E quindi io a questo punto andrei a tagliare quelle. Perché quando tagliamo la cipolla piuttosto che la patata non sono rotondi, sono proprio le fette. E perciò io vi direi che facciamo questa cosa. Grigliamo i peperoni rosso e verde insieme a questo. E gli consegniamo il tutto, basta. Vediamo se funziona. Speriamo che funzioni più che altro. Perché altre cose rotonde, rotonde, a parte vabbè gli hamburger, ma non ha senso se gli diamo i peperoni. Ah, è vero, le melanzane anche diventano. Cioè, questa la possiamo grigliare e poi tagliare. Scusate, devo farlo. Ok. Questo è quello che penso del signor Antoine. Grandissima testa di... dammi churros, dove sono i churros?
Proviamo con quel piatto lì, signori, perché anche le melanzane vengono a rondelle, quando le tagliamo, quindi potrebbe essere il condimento giusto, accompagnamento giusto. Vai, vai di zucchero, signora, che piglialo però sto... Brava, bravissima. 1, 2, 3, 4. Vai di zucchero, zucchero e via. Tac. Mettili. Vai, biscotti. Ok, quindi vediamo. Dovremmo farcela, insomma. Dovremmo farcela, spero. Spero, perché altrimenti non saprei cos'altro dargli di rotondo. Cosa è successo qua? Tac, 1, 2, 3 e 4. Perfetto! Vai di churros, belli freschi. Ah no, abbiamo spento la friggitrice. Il piatto quadrato dovrebbe essere questo qua, a logica. Questo è un piatto quadrato, questo è un piatto quadrato. Piatto quadrato, vedi? Questo invece come si chiama? Piatto quadrato, piatto fondo quadrato, ok. Piatto quadrato... Quindi facciamo così. Prepariamo gli ingredienti sul piatto, che poi andremo a grigliare. Però almeno abbiamo anche il piatto. Pepe verde e pepe rosso. Ok. Mettiamo qua. E questo è il piatton del chef Anton. Merda, ma dimmelo che serviva la torta. Non mi sono accorto, chiedo scusa. Torta, torta. No, 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 no. Mettila qua, che cazzo me ne frega. Basta che mi metti la torta. È qua la torta, amica! Non fare quella che si incazza e se ne va, perché giuro, ti seguo fino a casa. Ah no, era lui incazzoso, LeBron. Dai, LeBron. Più Michael Jordan, però, dettagli. Bravi, bravi, tutti a prendere la torta, bravissimi. Fatemi vedere come siamo messi. 26, 22. Ok, churros quasi finito. Qua anche, ne mancano 4. È la torta che ne mancano 14. Effettivamente la torta è... Sono parecchi, quindi non so se ci servirà un'altra giornata. Vabbè, vediamo. Al massimo mettiamo solo la torta e almeno è una giornata veloce e riusciamo anche ad invitare Chef Antoine. Ci hanno già finita però la torta, bravi. Tac. Nonna stava cadendo. Torta ai tamponi, a voi. Arrivederci. Qua, vabbè, qua basta, non lo togliamo più questo. Anche questo è buggato? No, oddio, questo è riuscito. Però possiamo prenderlo. Oh, ok, iniziamo a spostarne uno. Lo metti qua, ma più indietro. Ok, così speriamo che non si bugghino. Vada, vada, pigli la torta che... Qua ne mancano 3, qua ne mancano 7 e qua ne mancano 11, quindi andate di torta. No, mi sa che dobbiamo fare un'altra giornata, eh. Ma va bene, tanto sono giornatine veloci, abbiamo già tutto pronto. Dobbiamo solo scaldare i churros, friggere i churros. Buona, questa catreca. Prego, prego. Cosa ci finiscono adesso? Churros no. Oh sì, i churros ce li finiscono. Iniziamo a posizionarli qua dentro, che è la cosa più difficile. Calla. 3 e 4 churros. Vai. Scusi, mi può prendere i churros così poi riempio? Vabbè, facciamoli già andare che tanto... Una c'è una porzione di churros. Prego, prego signora, prego. Non litigate però, eh. Ah no, questa vuole la torta. Bravi con la torta, bravissimi. Qua invertiamo, se no esce il freddo. Mi mancavano questi versi, mi mancavano. Tac. No, no, tac. 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 Churros, prego. Churros, churros, churros. Abbiamo 32 su 40, 25, 17. Dai, 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 su. Qualcheduno che vuole biscotti. Bravissimo, bravo, bravo. Te che...
Bella la lingua. La linguina. Ho già finito questo. La torta. Qualcuno vuole la torta? Torta, torta. Qualcuno vuole? No. Ciao, cara. Bravissimo. Ci penso io al nostro amico. Oltre churros, ci penso io alla nostra amica. Così se ne vanno in fretta. Non so se magari se siamo veloci noi entra altra gente. Ma non puoi buggarti anche qua, amico. Ma cazzo, più indietro di così io non posso spostare. Cioè, lo metto in mezzo. Lo metto in mezzo. Voglio vedere se si buggano comunque. Giuro, lo metto in mezzo. Zucchero, zucchero, zucchero. Biscotti, biscotti, biscotti. Op, op. 1, 2, 3, 4 biscotti. Guarda lì a tempo di record. La torta, la torta, la torta. Torta, la torta, torta. Dammi una fetta di torta. Dammi sta cazzo di fetta. Ma porca puttana. Incredibile. Op. Non ne rischi. Torta di dam. Ma l'ha presa. Ah no, era andato a cercarla di là. Ok. Vado io dal nostro amico qua. Bravo, prendi il piatto te. Dai, però non è possibile. Li tolgo io quei cosi lì. Ciao, 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 amico. Ciao, ciao, ciao. Piatto pulito. Arrivederci. Torta di amponi c'è. Là, l'ho appena messa giù, dai, eh. Con i biscotti, bravo. La signorina si è sbaggata? Ho visto una faccia felice, non era la sua. Perfetto. Ciao, 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 ciao. Con i Teletubbies. Ciao, ciao. Churros sono gli ultimi e ne vogliono due. No, no, li facciamo che un piatto in più serve a sto giro. Piatto in più di churros. Giusto, a meno che li abbiamo già fatti. Abbiamo già finito i churros? No, siamo a 28, cacchio. Ce n'è solo uno. Maledetti per un piatto di churros. Ma non volevano i churros? Ah no, la signora, ok. Siamo a 29, quindi? Ottimo, grande signora. Arrivo subito con i churros, guarda. Quello invece vuole i biscotti. I biscotti quanti ne mancano? Ok, li abbiamo fatti. Cacchio, la torta. Ne mancano 6 di torte. Faremo una giornatina veloce, veloce di sole torta a lamponi. Giornata internazionale della torta al lampone. Churros, guarda qua. Beh, ci sta, eh. Questo è arrivato a prendersi la torta, però ne mancheranno solo 5. Va bene. Ok. Poi. Vai, vai, vai a pigliare la torta. O sono 4 forse, perché se questi due prendono la torta... Sono qua i churros, signorina, non si buggi gentilmente questi. Vabbè. Prego, prego. Prego. Posto, non entra più nessuno? Credo proprio di no. Quindi facciamo così... No, vabbè, aspetta, tirar su tanto non è un problema. Non è che dobbiamo fare la gara chi chiude prima il locale. Però stiamo qua a mettere un po' di ansia. Ma che sale? Cosa metti il sale sulla torta? Ma ce la fai? Ma io sta gentaglia, davvero, non la capirò mai. Finita la giornata, via, 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 via. Allora, tira via. Tac. Mannaggia a me, non possiamo invitare Chef Antoine, ma va bene. Giusto, quante ce ne mancano? 4. Per 4 maledette torte... Fette di torta. Non possiamo. Abbiamo lasciato fuori qualcosa? No. Ok. Va bene. Direi che chiudiamo e andiamo a casa. Qua fate voi, eh. Chiudete voi. Sbaggate voi quei due personaggioni là. Andiamo a casa. Finiamo la giornata. Dormiamo. E carichi per Chef Antoine. No, non oggi, ma facciamo una giornata di sola torta. Salta tutto. Non mi interessa quanto abbiamo guadagnato. 84.000 con 3 piatti, signori. Cioè... Avete capito? È incredibile questo tris di menù. Allora, oggi solo torta... Lo sta? Torta al lampone. Vai, 10-13 persone arrivano. Iniziamo già ad aprire, va?
Andiamo ad aprire subito. Signora, lei si mette in fila? No, ha cambiato strada appena siamo passati noi. Fai così, apri. Ho messo un piatto, no? Ah, devo servirlo, scusami. Ti chiedo perdono. Toh. Piatto. Toh, torta ai lamponi. Arrivederci e grazie. Aperto, aperto. Venghino, signori, venghino. Abbiamo un sacco di soldi. Potremmo ristrutturare nuovamente tutto. Aspetta, iniziamo già a prenderne un altro. Che sicuramente un altro piatto lo fanno. Forse un altro ancora. Sì, dai. No, il piatto rotto. Non è vero, non è rotto. Mettilo qua. E dammi un altro piatto. Mettilo qua. No. Porca puttana. Ma no, ma cosa fa? Ma mi ha messo il vassoio sul piatto. Ma solo la fetta, ma... Ok. Piglia questo, mettilo qua. Ok. Adesso qua riusciamo ad andare... Spostare questo? No, questo neanche. Buggato, ok. Beh, basta, lasciamoli lì. Non so cosa dirvi. Fuori potremmo... Cosa possiamo mettere? C'è qualche decorazione, qualcosa che possiamo fare? All'esterno? All'aperto, no. Le porte, basta. Gli stand sono quelli che conosciamo, che abbiamo già messo giù. Stazioni, ok. Potremmo anche però, credo, fare la cucina all'aperto, no? O meglio, se io faccio una cosa del genere, scusatemi. Aspetta, prendi questo che la gente va là, quindi prendi questo. Io posso metterlo... Interessante questa cosa. Interessante, perché possiamo fare anche la cucina fuori. Cucina all'aperto, ci mettiamo... Allora, iniziamo a fare una cosa, signori. A fare un piccolo progettino. Togliamo sti tavoli, che in realtà potremmo anche vendere, perché tanto questi sicuramente li andremo a cambiare. Anche questi, in realtà, però intanto... Ok. Finita la torta, arrivo. Se sono pronto, ci penso io adesso a te. Maledetto. Potremmo anche chiudere qua il ristorante, Oddio, sapete che lo faccio quasi quasi? Chiudiamo. No, no, ciccio. Non entrare, chiusi. Siamo chiusi, torna indietro. Che cazzo entri che ho chiuso? Io le persone non le capirò mai. Allora facciamo così, gourmettaio, invitiamo subito Monsieur, domani sarà qui. Se ne va? Aspettiamo che questa se ne vada. La signorina se ne vada e poi chiudiamo. Chiusura straordinaria. No, questo vuole la sua fetta di... Non me ne frega un cazzo. Vado a casa a dormire io. Ciao. No, mi ha fatto girare le balle nello scorso episodio il buon Antoine. E adesso facciamo così. Che cazzo. Andiamo a casa. Posso terminare la giornata? Non posso ancora dormire perché per i debiti? E allora scusami, fai così. Termina la giornata. Bravo, torta di lamponi. Nuovo giorno. Ok, perfetto. Ci siamo. Adesso paga i debiti. Non so, effettivamente la giornata non abbiamo guadagnato niente probabilmente nella giornata di ieri. Però siccome abbiamo invitato Chef Antoine, adesso facciamo un menu semplice semplice per gli altri clienti, perché non stiamo qui a diventare matti. Abbiamo le zuppe, abbiamo la torta, abbiamo i churros, dovremmo farne degli altri. Allora, sicuramente mettiamo la torta, sì, lo zucchero, sì, le due nostre caputtana zuppe e basta. Non stiamo neanche a diventare matti a mettere qualcos'altro, onestamente. No, perché tra l'altro questi impasti cosa sono? Lievito, uovo, burro. No, i churros li facevano con altro. Va bene, facciamo così. Mettiamo la torta di lamponi. Mettiamo queste a cuocere. Questo.
cuocere, piglia i fondi, piglia l'altro fondo, piglia il prezzemolo, poi piglia sto vassoio con sui quattro biscotti, metti su lo zucchero e poi questa buttala qua dentro e via. Poi questa calda, vai, 0,20. No! Solo uno in più. Questa zuppa di pomodoro. Perfetto. E questo vediamo se è buggato. Merda, 17. Però ha dentro le cose, eh. Proviamo col 17. È incredibile. Cioè, a livello visivo, se ci sono dentro i pezzettini di pollo, va bene. Se invece versiamo e vediamo che non ci sono i pezzettini di pollo, non va bene. Ok. No, l'importante è saperlo, nel senso. Abbiamo servito tutto? Sì, prego. Prego, prego, venghino, signori, venghino. Apriamo. È il giorno giusto. Sì, te lo do io il giorno giusto, maledetto. Guarda qua il giorno giusto. Ho già preparato le tue cose. Grandissimo pezzo di un fil. Le sbrut. Col cazzo che ti preparo il tavolo. Ciao caro. Bel baffo. Aspettiamo solo. Chef Antoine, pronti a tirargli le mazzate. Qua non possiamo vendere niente noi, no. Mettiamo intanto queste qua, già pronte. Dammi il prezzemolo. Prego, prego, fate, prendete, mangiate. Dammi questo che facciamo già così. Ok, tac. Magari tenendoli sul fuoco troppo, no, no. Possibile. Possibile. Prego, prego. 4,4 stelle. Mi ricordavo che ne avesse di più la zuppa di pollo. Forse perché l'abbiamo fatta male ultimamente, quindi è calata. Può essere. E onestamente, 5 stelle. Me la ricordavo almeno a 8. Vabbè. Comunque. Penso io. Ci penso io. Guarda qua, grande il maestro, il buon Marzone. Uguale. Sarò lì tra un attimo. Ho prenotato il tavolo, non ti preoccupare, cosa ha finito qua? La zuppa di pomodoro. Sì. Senti, tac, tac. Zuppa di pomodoro a voi. Prego, arrivederci. E perché? No, questo 3 stelle è giusto. Solo che la stella nel disegnino quando serviamo il piatto non si riempie del tutto, ma sono comunque 3 stelle. Ciao, cara, grazie, arrivederci. Torna a trovarci. Questo. Prendo io il piatto. Dai, fate entrare Chef Antoine. Dove cazzo è? No, non è questo, ma questo. Ma è lui? È Spicy Joe? È Spicy Juan? Ma è Spicy Juan questo? C'ha dietro il peperoncino sulla maglietta e viene a piedi... arriva a piedi nudi, può farlo solo lui, onestamente. Ma... tra l'altro... Ma è in mutande. Juan, ma che cazzo... Finto lo zucchero, eh. Perché sono tre, eh? Ah, ok, perché era uno sopra l'altro, mamma mia. Anche la torta. Prepariamola, che adesso vengono a... Ok. Vai, vai, vieni a finire la torta. Maledetto, è qua la torta! Ecco, la musichetta vuol dire... Eccolo che è arrivato, ok. Ciao, caro. Dove ti siedi? Sì, fai il giro che vuoi, eh.
Tanto. Ok. Bonjour, ok, sono conosciuto Monsieur Anton, ho sentito, ok, i colori sono le mie apprezzazioni come il cibo, sono ossessionato dall'armonia delle forme e dei colori a causa della mia formazione pittrice, ok, che già non sa se è un uomo o una donna. Quadrati, ok, piatto quadrato, contenga solo cibo di circolari o e ovali, ok, su un piatto con gli angoli, in modo da... ok, perfetto, va bene, e poi ci dà, vedete, non... vabbè. Allora, la torta è qua, non mi devi rompere le palle, piglia sta torta, ok, che adesso devo fare questa cosa al nostro amico. Peperone e il melanzanone. Poi andiamo a tagliare questi. Il piatto è quadrato, c'è scritto piatto quadrato, non fatemi incazzare. Ok. Queste mole giriamo. Mamma mia. Qua spegni un attimo. Questi mettili qua. Qua taglia tutto. Questa è logica, dovrebbe fare delle rondelline, giusto? Perfetto. È tutto circolare, circolare e circolare. Se non ti va bene neanche questo, è tutto circolare con il piatto quadrato. Forse è giusto? Forse è giusto? Va bene? Le forme e sto gran paio di palle, maledetto. Una rivisitazione dei peperoni grill. Ti piace? Questo qui, amico mio, è un'opera d'arte. Oh, finalmente. Vedo che hai un occhio per la bellezza e l'hai eseguita perfettamente sul piatto. Ora capisco meglio perché Master vi odia. Come vi odia? Ma come ci odia? Ora me ne vado e pubblicherò un bell'articolo dove recensirò questo ristorante. Addio, chef. Meno male che te ne vai fuori dalle balle. Ma come ci odia, Master? Ma Master, ma stai cazzo calmo? E se ne va Chef Anton passando attraverso la porta. Bravissimo. Possiamo pedinarlo. Sparirà, immagino, eh. Però fatemi capire. Ci ha sbloccato. Ok, ravioli, costolette di agnello e baklava. Sì, ma a che livello li sblocchiamo queste cose? Allora, i ravioli li possiamo già sbloccare e lo facciamo, perfetto. Così come anche la salsiccia, perché ci sta. Poi, cos'è che c'era dentro? No, non era la zuppa di testa d'agnello, era costoletto 222. Ma stai scherzando? Costolette d'agnello e il baklava. Ma al 222? Ma ci rendiamo conto? Al 240? Ma scherzi! Ma sono 100 livelli! Ma siamo al 144? Ma io impazzisco, signori, impazzisco! Ma non ci voglio credere. Vabbè, dobbiamo farlo. Purtroppo dobbiamo farlo. Allora, facciamo un piccolo ragionamento. Se noi facciamo... qua in realtà abbiamo 2, 4, 6 e 7 postazioni. Se noi facciamo 10 piatti, intanto sono finiti i biscotti, vediamo se ce ne chiedono altri. Prepariamoli intanto sul piatto. Poi se ce li chiedono li mettiamo giù, altrimenti anche no. Allora, 10 piatti più... è finita la zuppa? Ok. Vediamo la signora che è appena entrata cosa vuole. L'altra zuppa, perfetto, brava. Che così almeno non dobbiamo servire niente. Aspetta, questo però mettili un attimo qua. Arriveremo al milione prima o poi di crediti, Ne facciamo. Facciamo. Vabbè, cos'era il primo piatto da fare in maniera massiva? I ravioli, che già li abbiamo. Quindi i ravioli sicuramente li dobbiamo mettere. Quanto hanno di stelle i ravioli? 14, ok. Quindi, quelli con più stelle sono le ali di pollo, i ravioli, ala di pollo fritta, che vabbè i funghi che odio, il churros,
Churros, poi abbiamo grigliate di salsicce, i cupcake. Allora, questi sono 2, 4, churros 6, 7, 8 cupcake, 9 la torta di lamponi e 10 croissant. Quindi, che possiamo già iniziare a fare, secondo me, sono gli impasti dei churros, croissant e cupcake. Beh dai, signori, ci inguaiamo, facciamo tutte queste belle cose. Vai, dammi churros. Cosa manca qua? Il zucchero. Gli zucchero. Prego. Torta è qua. Zucchero, zucchero, zucchero. Ah, perfetto. Allora, iniziamo dai churros. Prepariamo le cose, signori, poi... Farina, latte, zucchero, non lo faremo in questo episodio perché una giornata del genere con 10 piatti i più stellati significa davvero preparazione assoluta, quindi iniziamo a preparare le cose che poi possiamo mettere in freezer e poi ci ragioniamo. L'ha finito? Ok, vuole la zuppa? Do la zuppa. 22. Ho la zuppa. Zuppa di pollo. I biscotti. Ah cazzo, ma ci hanno finito ancora i biscotti. Beh, finiamoli a sto punto. Ok, prego. Questa vuole la zuppa di pomodoro, giustamente. Naggia te. Intentiamoli, dai. Oggi siamo felici perché finalmente... Aspetta un attimo che qua sennò... Finalmente siamo riusciti a soddisfare Chef Antoine. Prego, prego. Allora, quindi, qua abbiamo i nostri churros. Qua intanto spegni e metti via le nostre zuppe. Oh, porca puttana, metti via le zuppe. Ok. A che ce l'abbiamo il vassoio dei churros? Tac, churros. Churros, 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 ari churros e ari churros ancora. Facciamone una quantità industriale di churros, giornata finita, ma signori facciamo tutte le preparazioni stasera, che così almeno andiamo a letto tranquilli, abbiamo tutto pronto. Tiro lì storto così. Che cazzo sono? Va bene. Via. Churros ci sono. Poi, allora, intanto tiriamo via qua che... Ok. Tira via. Sporco. Tira via. Pulito. Tira via. Sporco. Ok. Poi. Direi che possiamo... andare a vedere quello che è. Ok. A livello di stelle abbiamo detto le ali di pollo, ravioli. Madonna quante cose però. Facciamo i cupcake. Vai. Che questo sicuramente ci serve la stella, il frutto a stella. Cioccolato ne abbiamo? Sì. Allora, cioccolato. Cioccolato che dobbiamo aprire e mettere in una ciotola. Cioccolato, zucchero. Abbiamo finito lo zucchero. C'era anche qua lo zucchero, sbaglio. Pacco di zucchero, tac. Zucchero, farina. E 3 uova. 1, 2, 3. Ok, poi miscela e poi ci serve andare a prendere la stella, giusto? Il frutto a stella. Così. Andiamola da nostro amico. Abbastanza losco, sotto il lampione. Anzi, dietro il lampione. Dammi sto frutto a stella. Ma porca puttana, ste porte! Stavo pensando, ok. Va bene, va bene.
I cupcake sono da cuocere nel forno, sì, quindi prendiamo questa. Cupcake, che ne faceva una camionata, giusto? No, no, forse erano pochi, dovevamo fare più impasti noi. Cazzo, solo 4 ne uscivano. Allora sì. Cacchio, è vero che questi erano. Vado. Allora, burro. Fette di frutto a stella. Quindi piazzale un attimo qua. Fette di frutto a stella. Tac. E latte, giusto? Latte. Mescolare. Ok. Però questi dobbiamo farli, non c'è niente da fare. Allora, dammi un attimo. Cioccolato. Zucchero. Farina. E le uova. Uno. Due. E tre. Lasciali qua. Noi dobbiamo fare con questo, giusto? Ah, è giusto, logica, no? Non so perché rimane burro, latte. Scusami, eh. Burro, fette di frutto a stella. Ok. E latte. Mescolare gli ingredienti utilizzando il miscelatore. Che cazzo. Vabbè. Comunque. Qua miscela, vai. Dammi un'altra di queste, va, che facciamo così. Cosa che ci va dentro, non mi ricordo mai. Cioccolato. Cioccolato, zucchero. Farina. Tre uova. Uno, due, tre e via. Mescola questo. Piglia questo, fai il cupcake. Uno, due, tre e quattro. Tac, tac, tac e tac. Ok. Cupcake. Uno. Ah no, prendiamo un altro. Prendiamo un altro vassoio. Occhio qua che si inciampa. Ci si fa male. Allora, facciamo che questo. Siamo già via. Vai. Cupcake. No, che la macun cupcake. Due. Tre. 4 1 2 3 4. Ok. Poi di nuovo, perché qua ce n'è ancora, forse solo uno. Cioccolato. Zucchero, che sta qua. Chiudi. Cerco di lasciare giù lo zucchero. Farina. E tre uova. 1 2 3 Ok, miscela. Poi sì, dovrebbe essere l'ultimo. Cambia ingrediente. Cupcake. Cupcake, ho detto. 1 2 3 troppo lontano. E 4, bravo. Tac, tac. 1, 2, 3 e 4. Ok, così abbiamo finito anche questo. Ok, questi pigliali, mettili in forno. Falli cuocere. Ok. E i cupcake li abbiamo fatti. Poi
Poi l'altra cosa da fare, abbiamo detto i croissant. Però abbiamo bisogno sicuramente di farina, senza ombra di dubbio. Farina, prenderei anche del lievito o zucchero. O zucchero assolutamente. E anche il burro, sì. Quindi aspettiamo che questi vengano pronti, così non li facciamo bruciare. Andiamo a prendere queste cosette che ci mancano. Facciamo un po' di preparation oggi. Voi non datemi una mano, mi raccomando. Altro, noi abbiamo chiuso qua. Ok, così è chiuso. Si sa mai. Quindi ce la facciamo? Anzi, mettilo già qua questo, che dobbiamo fare croissant. Aspettiamo che si colorino tutti, perfetto. E mettili via. Poi, ordunque, croissant. Sì, dobbiamo andare a fare un po' la spesa prima. Andiamo a fare la spesa dal nostro Basoglu, che per fortuna rimane aperto fino a tardi. Ciao Basoglu! Porca puttana. Allora, ci serve burro, quantità industriale. Guarda, dammene anche 20, ma dammi proprio la scatola solo di burro, ok? Perché almeno lo mettiamo via così. Ma però non si dice. Però il burro non va in frigo, giusto? Cacchio, allora potevamo lasciarlo. Non andrebbe in frigo. Metti un attimo qua. Questo, mettilo qua che ci servirà. E vabbè, intanto piazzalo lì. Poi vediamo. Poi ci serviva la farina, il lievito, lo zucchero. Un sacco di roba. Allora. No. Nocciole no. Pacco di zucchero. Dammene proprio quantità, 20. Cioccolato non credo che ci serva adesso. Lievito, 20. E farina, 20. $10.400 crediti. Però, giustamente, dobbiamo fare i dolci. Allora. Altra ricettina. Andiamo a piazzare questo, riusciamo a piazzarlo. Perfetto, piazzalo lì. Guardate che sto timo, tiralo fuori e mettilo qua al timo. E i pacchi di lievito ti direi anche di tirarli fuori, ma vabbè, dai, tirali fuori tanto. Così almeno usiamo questi direttamente. Non c'è la scatola che ingombra. Ci saranno questi ad ingombrare, ma... dettagli. Ok. Or dunque, andiamo con i croissant. Croissant. Farina, 400 di farina. Pacco di farina. E famo addirittura due, va? Poi lievito. Uno da una parte, uno dall'altra. Zucchero, uno da una parte. Era finito tutto, giusto? No, ce n'è un altro. Uno dall'altra di zucchero. Il burro, uno di qua, uno di qua. Mescola e via. Qua i croissant sono subito pronti. Quindi teglia. Cazzo, abbiamo finito le teglie. Le teglie si potevano comprare adesso da Basoglu, giusto? Avevano aggiunto, mi sembra di sì. Prendiamo uno scatolone di teglie. Che poi ovviamente lanceremo in giro. Eccola qua. Teglia, dammi 10 teglie. Ciao, grazie. Non è quella rotonda, ti prego. A parte che il disegno sembra un tombino. Però... ok, giusto.
Allora, ferma tutto qua. Facciamo sti croissant. Vabbè, niente, partiamo da questo. Cinque. Erano sei forse, giusto? Non è vero, erano di più. Quanti cazzo ce ne stavano? Otto. Allora lì, perfetto. Questo qua e via. Poi dammi altri croissant. Uno. Aspetta, togli ste uova. No, no, croissant sempre. Vabbè, niente, mettilo lì. Che te devo dire? Cinque, sei, sette, cioè sette e otto. Metti via. Ma se facessimo altre due teglie di croissant non sarebbe male, eh? Ma sì, abbondiamo, signori. Famo ancora farina. Farina. Lievito. E lievito. Zucchero. E zucchero e il burro. Burro, vai. Burro e vai. Ok, dammi un'altra teglia. E tanto di spazio qua ne abbiamo. Anzi, iniziamo già a spostare le nostre zuppe di qua. Questi due croissant. Beh, li metterei già su un piatto. Così liberiamo una teglia. Ok, questa mettila qua sotto. Ferma tutto qua. Facciamo sti cazzo di croissant. Di croissant. Uno. Due. Tre. 4, 1, 2, 3 e 4. Ok. Poi 1. No, mannaggia me. Mannaggia me. Sta maledetta torta di... È giusto così. È giusto così. Ho sbagliato io. Ho sbagliato io. Però è giusto così. Allora, croissant. Se ce ne farà uno in meno di croissant. Questa cosa non mi piace. Magari la metto sopra. Sto pirla. Ok, vabbè. Un croissant in meno. Va bene. Vuol dire che un piatto lo faremo con solo un croissant. Invece che due. Tac, tac. E vai di croissant. Poi, dal menu, l'altra cosa che possiamo fare. I churros ce li abbiamo, giusto? Ce ne abbiamo abbastanza. Sì. La torta, ce n'è una di torta al lamponi. Potremmo anche farne un'altra. Sì. Con farina, lievito e tre uova, una, due e tre, anche perché ce l'abbiamo già lì il coso del... qua vai, mescola, giusto, il coso, fetta di fragola, fetta di fragola. Oddio, l'abbiamo finito il coso di lamponi, giusto? Dobbiamo rifarlo. I lamponi 200 grammi, dove stanno i lamponi? Ce l'abbiamo il barattolo di lamponi? No. Facciamo un salto? No, che sono quasi pronte queste.
Non avevo, non avevo messo in conto questo. Tutti belli colorati? Sì, 3-2-1? 3-2-1. Guarda lì. Tac. 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 E... Dai, mettilo là. Tac, ok. Niente, il barattolo di lamponi manca. Vai da Basoglu, piglia i lamponi. Barattolone, dov'è il barattolone? Ne prendiamo 10 i barattoloni. Imprevidenti, pensiamo al futuro. Infatti, per quello che stiamo già preparando diverse cose che almeno possiamo poi fare una giornata di quelle super. Ok, barattolone, i lamponi. Qua intanto devo... No, giusto, fondazione per tutto. Cacchio, è vero, l'ho buttato... ma l'impasto era diverso, gli ingredienti erano diversi. Quindi... Ok, dobbiamo... No, scusami, era giusto. Dobbiamo mettere lampone. Zucchero. E il burro. Miscela. Qua prendiamo la nostra teglia per le torte, fondazione per torta. 3, 4 e 5 e 6 e 7 e 8. Ok, ferma questo, metti su questo, mettilo via. Ok, e questa mettila in forno a cuocere. Ok, poi altre cose, a parte vabbè questi che magari vediamo di farli in un altro momento, non lo so. Perché grigliata di salsicce 12, ma anche quella quindi, sì, tutte queste cose fino alle grigliate di salsicce, quindi sono 2 ali di pollo ravioli, 4, 6 con le salsicce. Poi abbiamo 7, 8, 9 croissant e 10 la torta di lamponi. Direi che ci sta. Tutte le cose con il massimo di stelle. Vediamo anche quanti clienti effettivamente arriveranno a quel punto, signori. Sono abbastanza curioso di ciò. Facciamo una prima preparazione adesso e ci salutiamo anche adesso perché effettivamente stiamo andando per le lunghe. Però abbiamo già preparato qualche piatto anche in abbondanza per appunto la mega giornata che ci aspetterà. Del vassoio, bravissimo. Mettila qua, ok. E dunque, abbiamo i churros, i croissant e i cupcake con la torta di lampone, quindi quattro cose abbiamo. Una. Ma no, tra l'altro lo zucchero. Abbiamo finito lo zucchero? Sì, i biscotti, sì. Dammi allora, facciamo al volo i biscotti, magari. Tanto che questi sono semplici, sono solo da mettere poi in forno. Vai di farina. Farina, lievito, zucchero. I nocciole che sono qua in mezzo. Vai, non mi ricordo quanti ne uscivano, ma tanti. Qua i vassoi, oh, ce n'è uno ancora, quindi facciamo così. 3, 2, no, cos'è che dobbiamo fare? Zucchero. Vai. Porca puttana. Ogni volta. No, qua ne uscivano 12 forse, se non sbaglio. Erano tre file da 4. O sbaglio? No, erano molti di più. Ottimo. Ok, quindi questi mettili in forno. Piglia una teglia. Una teglia. Questi sono 12. Questi sono altri 12.
Ah, è vero, ne uscivano tantissimi di biscotti. Meglio così. Anche se in realtà sono 3, 6, 9 portate, perché ne dobbiamo mettere 4 per ogni piatto. Fammi un'altra teglia. Saremo pieni di teglie poi, ve lo dico. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 e 4. Ancora? Vabbè, oh. Va bene, tutto di guadagnato. Dammi la teglia. Forse solo 4, 1, 2, 3 e 4. Va bene comunque. Vai di zucchero e basta. Dopo questo, signori, ci salutiamo. Anche perché metti il croissant qua. Metti questo che non ci serve, lo mettiamo qua. Beh, in realtà, qua adesso dobbiamo capire cosa fare degli altri piatti. Perché ci sono piatti proprio che vanno preparati. Quindi quelli in realtà, tipo appunto le ali di pollo, i ravioli stessi, ne facciamo solo. Facciamo solo la preparazione di questi due per giornata, o al massimo possiamo fare qualcosina in più. Questo che ha la carne macinata dovrebbe essere in quantità piuttosto elevata. Ci sono alcune cose che non abbiamo neanche fa mai fatto, la grigliata di salsicce e i ravioli stessi, quindi attenzione, stiamo puntando in alto, puntando in alto con una mega giornata clamorosa. E però proviamoci, ci proviamo, signori, ci proveremo. Aspettiamo che questi biscotti vengano pronti e poi. Eccoli, coloratevi tutti, bravissimi. Spegni e metti via. Aspetta, parti da quelli pieni. Metti via tutto qua. Tac. Tac. Guarda qua che bontà. Aprimi questo, che cazzo. 3 e 4. Ok, perfetto. Ci siamo, va bene signori, direi che per oggi ci possiamo salutare qui. Vado ovviamente a chiudere, cioè a finire la giornata. Non credo che abbiamo lasciato in giro. Ho un dubbio sulle uova. Ho un dubbio sulle uova. Uova, uova, uova. E ho fatto bene a tornare indietro. Mi andavano male le uova. Ok, direi che possiamo salutarci qui. Aspetta che inverto questi così si chiude, perfetto. Signori, è stato come sempre un piacere. Io vi invito a lasciare un like, un commento, a seguire tutte le serie sul canale. Mi raccomando, iscrivetevi per chi non si è iscritto, perché vedo che tanta gente guarda i miei video ma non si è ancora iscritta. Quindi mi raccomando, fatelo, fatelo, che arriviamo a 900 e poi 1000, poi chi ci ferma più. Saltiamo tutto qua, andiamo a vedere che abbiamo guadagnato 50k e ci sta. Clienti felici. Nuovo giorno, così salva il gioco. È anche questa cosa che ogni fine giornata salva e non posso salvare durante la giornata, è un po' una rottura di balle, però va bene. Quindi, signori, direi che il nostro obiettivo, quello che volevo fare era questo. Poi ovviamente dovrò rifarlo nel prossimo episodio, però quello che vi faccio capire qual è il nostro obiettivo. Vediamo, per cui 5 stelle, 146 clienti. No, vabbè. Signori, 150 è il massimo? Perché se io tolgo il croissant, sì. Attenzione al massimo. Se tolgo la torta, i lamponi, no. Ok. Se tolgo invece per dire le ali di pollo, no, le ali di pollo, eh sì, hanno 14 stelle. Attenzione, signori, perché praticamente faremo il pienone. Adesso non so se devo prima organizzarmi anche a livello di tavoli, di cose, probabilmente sì. Quindi, prossimo episodio sarà un episodio abbastanza ricco. Dobbiamo anche cucinare diverse cose perché. Zucchero l'abbiamo fatti, torte lamponi anche, cupcake anche, churros ci sono lì pronti e dobbiamo fare tutto il resto, signori. Quindi altri 5 piatti dobbiamo preparare per la giornata, ma ci proveremo, signori. Vi rinnovo i miei saluti, i miei ringraziamenti e ci vediamo con un prossimo video. Alla prossima, ciao ciao.